Allora, scusate, mi è arrivata una notizia. Anche Marina Berlusconi, secondo quanto apprende l'ANSA, risulta positiva al Covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l'ultimo del fine settimana ha dato un risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del gruppo. Però la presidente di Fininvest e Mondadori sta bene e lavora normalmente al telefono. E beh, questa è un'altra notizia che farà molto discutere, perché questo tema di Berlusconi è un tema che c'è, nel senso che naturalmente quando un grande leader storico di questo paese come Silvio Berlusconi si ricovera Ha in visto ospedale ammalato di Berlusconi. Covid, il dibattito parte, purtroppo parte anche in maniera molto brutta. Io ho trovato orribili alcune uscite sulla salute di un signore che comunque a una certa età ha avuto patologie pregresse, quindi dovremmo tutti sperare in un epilogo positivo. Penso che questo è l'unico sentimento umano e normale che dovrebbe animarci. Detto questo, però, è inutile che ci neghiamo il fatto che questa notizia di Berlusconi arriva in un momento in cui sul Covid c'era stato un enorme dibattito, no? È cambiato, non fa più tanto male. Il medico di Berlusconi Zangrillo si era molto esposto, Briatore aveva fatto visita a Berlusconi nella sua casa sarda. Insomma, diciamo che anche lì Sono in i TV, temi poi dimmi si quando ti posso chiamare. incrociano. Nardella e Molinari. Nardella, però, insomma, non so se vuole dire qualcosa su Berlusconi o se invece eccolo qua. Stiamo vedendo delle immagini storiche di Berlusconi, perché anche quello, insomma, dobbiamo ricordare che è un pezzo di storia d'Italia, ecco. Intanto